Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo. Vi domando perdono per coloro che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano. Ed è con una delle preghiere di adorazione della Santissima Trinità, unico, vero Dio, insegnata dall'angelo della pace ai tre pastorelli di Fatima, che diamo inizio alla 20ª trasmissione del ciclo Giuseppe di Nazaret, la vita, le virtù, la gloria, il cui attualissimo tema sarà l'arrivo della Sacra Famiglia in Egitto e la caduta degli idoli. Continuerà a guidare le nostre riflessioni il testo Vita di San Giuseppe, scritto nel 1736 dalla serva di Dio Madre Maria Cecilia Bai. Un volume, lo ricordiamo, trascritto nel 1921 da Monsignor Bergamaschi, direttore del seminario regionale di Montefiascone in provincia di Viterbo. Sottolineiamo che fu il sommo pontefice Benedetto XV a fornire al sacerdote i mezzi per la pubblicazione di questo volume a garanzia di quanto scrisse la mistica benedettina, di cui ora è in corso la causa di beatificazione. Riprendiamo dunque la nostra lettura soffermandoci su alcuni passi tratti dal capitolo 13 del libro secondo. Ascoltiamo. Dopo molti patimenti per il lungo viaggio arrivarono i nostri pellegrini nell'Egitto. Nell'entrare che fecero nella città caddero a terra gli idoli che lì si adoravano da quella cieca nazione. Entrando in essa il vero Dio, per lì abitare, fracassò con la sua potenza i falsi dei. Ecco, grande, grande insegnamento, tanto, tanto attuale in questi nostri ultimi tempi, in cui innumerevoli sono le anime, e quante fra gli stessi battezzati, che si prostrano davanti ad ogni sorta di idoli, incuranti di quanto il Signore disse a Mosè sul monte Sinai: «Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio all'infuori di me». Quanti idoli sono adorati ai giorni nostri? Idoli, persone o cose che hanno soppiantato il nostro Creatore e Signore, che viene relegato in un cantuccio e del quale ci si ricorda solo nei momenti di difficoltà per domandare aiuto, finendo poi spesso con l'inveire contro di lui se le cose non vanno come noi pretendiamo. Quanto tempo dedicano le anime immortali a ciò che è mortale e perciò fugace, con la satanica illusione di essere in tal modo felici, ma di quella felicità terrena che è destinata presto, molto presto, a svanire, senza rendersi conto di essere divenute schiave, anime schiave del denaro, del successo, del sesso, delle droghe di ogni sorta, ma anche della TV, del web, del cellulare, delle sigarette, della discoteca, perfino della squadra di calcio. I falsi dei dei nostri giorni, senza cui la stragrande maggioranza delle anime non sa stare, di cui non può più fare a meno, perché quella via larga, imboccata tanto spensieratamente, non dà umanamente modo di tornare indietro. Falsi dei,
che rendono schiavi anche se molti non se ne rendono nemmeno conto. Idoli che spopolano le chiese la domenica, poiché anziché santificare il giorno del Signore, assistendo o partecipando alla Santa Messa, si è troppo stanchi dopo una nottata in bianco trascorsa fra fumo e alcol in discoteca, oppure si è troppo presi da quella partita trasmessa alla TV. E così si resta sul letto o sul divano di casa a fissare lo schermo televisivo, il cellulare, anziché inginocchiarsi sul banco della chiesa a contemplare e adorare quel Dio cui siamo debitori della vita e di ogni nostro bene. Povera umanità del XXI secolo, dimentica, quasi totalmente dimentica dell'unico vero Dio, sostituito da dei, da idoli che solo Gesù Cristo può fracassare nelle anime, così come fece ancora infante entrando in Egitto, lo abbiamo letto poc'anzi, a patto che tale anime glielo domandino. Mirabile e attualissimo, infatti, uno degli innumerevoli insegnamenti donati dal Signore Gesù a Santa Faustina Kowalska e da lei trascritti nel suo diario. Disse così: «Di ai peccatori che li attendo sempre. Sto in ascolto del battito del loro cuore per sapere quando batterà per me». La conversione dai peccatori. La nostra conversione, per la quale è necessaria la preghiera, tanta preghiera. Leggiamo quanto scrisse allora a tale proposito la mistica madre Maria Cecilia Bai in questo testo Vita di San Giuseppe. Già si è detto come il nostro Giuseppe fosse sollecito nel pregare il suo Dio per la conversione dei peccatori. Molto più praticò questa carità quando si trovò fra gli infedeli, bramando ardentemente che arrivassero alla cognizione del vero Dio. E tutto si impiegava a supplicare il suo Dio per la conversione di quella cieca nazione. Ed a far ciò si univa alla Divina Madre e ambedue ne porgevano suppliche con speranza certa che Dio li avrebbe esauditi. Il nostro Giuseppe andava dicendo alla sua sposa: «Io sto con speranza certa che Dio farà copiose grazie a questa nazione, e se al suo primo ingresso ha buttato per terra gli idoli, quanto maggior bene verrà facendovi nella sua dimora che qui farà. Questa speranza mi consola molto e mi dà animo a continuare le mie suppliche». E poi il nostro Dio remunera con tanta liberalità tutto ciò che per amor suo si fa, anche le cose minime. Molto più remunererà questa gente che gli dà albergo. E poi aggiunge ancora la mistica: tutta la sua consolazione era che il suo Dio fosse conosciuto e amato. Ecco un testo denso di spunti di meditazione. Dunque, San Giuseppe ritiene suo dovere pregare per la conversione dei peccatori, lo abbiamo letto, e ancor più in Egitto, trovandosi fra gli infedeli, scrive la mistica madre Bai. Termine questo che sembra essere stato bandito dal dizionario di molti cattolici, al fine, si dice, di portare rispetto alle altre confessioni religiose. Un falso rispetto, una falsa misericordia, poiché impedisce alle anime di giungere alla conoscenza della verità.
Cosa bramava infatti San Giuseppe, che lo rammentiamo è il patrono della Chiesa Cattolica? Egli bramava ardentemente, abbiamo letto poc'anzi, che arrivassero alla cognizione del vero Dio, non che permanessero nei loro errori. Pregava San Giuseppe con l'Immacolata, impetrando luce su quelle anime che vivevano nelle tenebre dell'idolatria. Tutta la sua consolazione era che il suo Dio fosse conosciuto e amato, conclude la mistica benedettina, che, lo ricordiamo, scrisse per speciale ispirazione divina. Questo è il dovere di ogni cattolico: portare il Santo Vangelo fino ai confini della terra. Non il dovere di un cattolico conservatore, ma di ogni cattolico che intende rimanere tale. Portare Cristo alle anime. Quale misericordia vi è più grande di questa? Poiché solo in Gesù Cristo ci si salva. Ma la Chiesa Cattolica lo ricorda ancora? Sopprimi il culto degli idoli, scrisse il grande pontefice San Gregorio Magno a Sant'Eterberto, primo re cristiano d'Inghilterra. Durante il sinodo amazzonico, invece, abbiamo visto gli idoli in Vaticano, idoli davanti ai quali abbiamo visto prostrarsi, idoli portati in processione. Con quale parola può essere definito tutto questo se non apostasia? Che altro è stato se non una palese violazione del primo comandamento? L'abominio dei riti idolatrici, entrato nel santuario di Dio. Il culto divino trasformato in culto idolatrico. La negazione della vera fede. Non permettiamo che tutto ciò ci contamini. Non permettiamo che la fiamma della fede nella Santissima Trinità, l'unico vero Dio, si spenga in noi. Non dimentichiamo mai che priorità della Chiesa è la salvezza delle anime. Salvezza eterna, che è tale solo in Gesù Cristo. Pieghiamo le nostre ginocchia in preghiera affinché possiamo rimanere fermi nella verità e, come scrisse San Paolo nella sua lettera ai Colossesi, radicati e fondati in Gesù Cristo, saldi nella fede. E questa la grazia delle grazie da domandare con perseveranza in questi nostri ultimi tempi, da implorare per intercessione di Maria Santissima, Madre della Chiesa, e di San Giuseppe, suo patrono. Il tempo scorre come sempre veloce, quindi è giunto il momento, come di consueto, di unirsi in preghiera. Questa volta mediante l'altra breve supplica insegnata dall'angelo della pace ai tre pastorelli di Fatima, una preghiera davvero preziosa poiché insegnataci dal cielo e poiché è anche una preghiera di riparazione di cui vi è un estremo bisogno. È una supplica che diviene di giorno in giorno sempre più attuale. Allora preghiamo insieme. Trinità Santissima, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e delle indifferenze con cui egli stesso è
offeso. E per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dai poveri peccatori. Due preghiere, quelle insegnate dall'angelo a Fatima nel 1916, che possiamo davvero credere che ci siano state donate per questi nostri giorni di tenebre sempre più fitte, quale arma per difenderci in battaglia e quale luce che ci indichi la via, la retta via. E concludiamo leggendo un altro brano relativo alla dimora della Sacra Famiglia in Egitto, tratto dagli scritti di Don Paolo Bonaccia, direttore dei missionari della Sacra Famiglia di Spoleto nel XIX secolo. Egli scrisse così: la famiglia di Giuseppe è l'unica fra le famiglie egiziane a conoscere il vero Dio, a possederlo e ad adorarlo. Eppure tutti passano e nessuno la guarda. Se trattano con lei per un breve istante, ne ammirano la bontà, la dolcezza, la santità, ma poi ritornano ad adorare i falsi idoli. Gustano quella manna di paradiso per un attimo, ma poi tornano alle loro cipolle. Quale pena per Maria e per Giuseppe portare con sé Gesù Sole di verità e guardare gli occhi e guardare gli uomini chiudere gli occhi per non vederlo. Eppure sono felici e dalla cieca idolatria degli egiziani traggono motivo per adorare con più amore il vero Dio che abita in mezzo a loro. Ora tutto il mondo è Egitto, nuovamente pagano e idolatra. Il santo timore del Signore è stato bandito da quasi tutte le case. Genitori e figli cristiani, rinnovatevi, prendendo a modello Gesù, Maria e Giuseppe. È necessario che appaiano famiglie modellate sulla Sacra Famiglia di Nazaret per santificare il mondo e richiamarlo dalla nuova idolatria in cui si è gettato. Ecco, anche queste davvero parole di estrema attualità. È dunque necessaria una resistenza cattolica, composta da anime decise a non tacere la verità insegnataci dal vero magistero della Chiesa. Laici guidati da santi sacerdoti. Domandiamo alla Sacra Famiglia, la famiglia del vero Dio, la grazia inestimabile di essere fra di loro, combattendo la buona battaglia giorno dopo giorno, fino all'ultimo respiro. La 20ª trasmissione del ciclo Giuseppe di Nazaret, la vita, le virtù, la gloria, si conclude qui. Un caro saluto a tutti in Gesù, Maria e Giuseppe.